Quando ho iniziato a fare questo sport, praticamente non mi sono mai immaginata di fare questo sport, perché l'ho iniziato come sport terapia e dunque pensavo fosse di passaggio così, però alla fine piano piano andando in palestra, vedendo qualche gara, vedendo le emozioni che trasmettevano gli altri atleti, poi ho iniziato a fare questo sport finché appunto non è diventato un mio lavoro e adesso lo faccio con molto orgoglio. Il rapporto che ho con la bellezza è imposto dai social praticamente non mi condiziona perché mi piaccio così come sono, il mio corpo l'ho accettato dopo l'incidente e mi piace così come sono, dunque per me va bene così. Ripensando alla mia prima gara, mi ricordo che mi sentivo molto osservata perché tutte le ragazze mi guardavano perché appunto ero nuova e mi sentivo molto in imbarazzo, un po' così, no? Ho detto oddio, dove sono arrivata perché mi stanno guardando tutti. Però poi alla fine è andata anche bene perché ho preso anche medaglia, dunque è perfetto. No, non ho nessun portafortuna, dunque a Parigi non porterò niente, porterò solo il pensiero, l'abbraccio di tutti i miei amici, la famiglia e tutto qui. Fortunatamente non ho mai subito casi di bullismo. Se mai mi dovesse capitare di vedere una scena, non lo so come reagirei, però magari cercherei, se conosco la persona, che magari fa la scena di bullismo, magari cercherei di parlare e di dire la mia, perché comunque nessuno si merita di subire un atto di bullismo, perché comunque siamo tutti uguali, indifferentemente dalla disabilità o no.